25% dell'utenza si becca tutto il cucuzzaro. Il 25% dell'utenza nel Lazio ce l'ha l'ACEA. Quindi se vogliamo dare tutto quanto all'ACEA, fate voi. Allora, quindi noi questa proposta l'abbiamo sbocciata. Quello che noi diciamo, ma da tanto e non da adesso, è il fatto che ci sono possibilità concrete di ripubblicizzazione in un'azienda speciale, tranquillamente. Se vogliamo fare un discorso di serio, però, di proposta, perché non è che andiamo come sindaci al lato, diamo sulle mani al primo che passa la proposta d'azienda speciale e lì ti dice no, perché Romoli già al consiglio comunale di Viterbo ha detto ah no, la proposta di azienda speciale per città di Napoli no, ABC ha indebitato il comune, cosa che è completamente fuori da ogni grazia di Dio questa cosa, perché anzi è il comune che beneficia della gestione di ABC di acqua bene comune, quindi è proprio il completo opposto. Quindi se si vuole fare una valutazione seria, secondo me andrebbero andrebbe fatto uno studio tecnico insieme a coloro che hanno realizzato quella cosa. Grazie Paola Celletti, adesso Erbetti, prego. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Finalmente si parla di acqua pubblica e spero che se ne parli in maniera non per interessi politici, come di solito avviene. Allora, io partirei da un presupposto: l'acqua deve essere pubblica a prescindere dai costi dell'acqua pubblica, cioè l'acqua è un bene primario e deve essere per forza pubblico, non deve essere assolutamente privatizzato. E questo però, poi andiamo sempre sul discorso dei costi, sembrerebbe no, che l'acqua pubblica costi sicuramente meno, questo purtroppo non è vero e ce lo dico i fatti, ve lo dico, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma perché parto dal presupposto che noi dobbiamo essere convinti che l'acqua debba essere pubblica a qualsiasi costo, anche se dovesse costare 10 volte di più, perché non è un problema di costo, ma è un problema di libertà dell'essere umano, questo è un problema dell'acqua. Le tariffe di ABC Napoli, che adesso stiamo portando, sono più alte delle nostre e non c'è un problema dell'arsenico. Per cui diciamo le cose come stanno. Una tariffa da 192 metri cubi annui costa 324 euro e quella da 150 246 euro. In linea con tutta la campagna. Per cui sicuramente non ci sarà un risparmio. Come non prendiamoci in giro dicendo che se facciamo l'azienda pubblica poi sicuramente sarà più controllata. Sarà controllata dalla stessa politica che fino ad oggi non ha controllato Caleri, perché saranno i 60 consigli comunali della provincia di Viterbo a controllare il bilancio di quella società. Per cui non facciamoci, diciamo che c'è un maggiore controllo. Se però facciamo il dibattito ci avremo più tante cose da dire anche prima. Diciamo che ci sarà un maggior controllo perché sarà praticamente analizzato il bilancio all'interno dei consigli comunali, ma la maggioranza, lo sappiamo tutti, che nei consigli comunali decide, praticamente regna, a meno che non ci stanno poi discrepanze, però purtroppo. Concordo con te, solo la differenza è una, che i consiglieri sono obbligati ad esprimersi, questi sindaci non si presentano all'assemblea a votarlo. Questo è un altro problema. E poi ecco, il discorso è che non sarà un altro ente che controlla, ma saranno gli stessi enti che lo fanno oggi. Per cui non prendiamo troppo, diciamo, alla lettera quello che succede. Altra problematica che oggi non è stata affrontata, il problema di Talete, qual è il reale problema di Talete? In questo momento, in questo preciso momento, c'è un problema di liquidità. Talete non ha fondi, non ha accesso a nessun tipo di fondi. Perché Talete non lo ha? Perché la politica, sempre la stessa politica di cui parlavamo prima, non ha mai creduto in questa società. Creato una società che ormai ad oggi fattura 40 milioni, ma nel momento in cui è stata creata forse ne fatturava 27-28 o 460 mila euro. Praticamente non ha avuto mai accesso al credito. Per cui la politica è stato il primo danno di Talete. Questo è un problema, ce lo dobbiamo dire, perché se non si è creduto allora in Talete è un problema, perché oggi paghiamo quello che è stato deciso negli anni passati. Altra cosa. Si parla oggi di privatizzazione, ma non è la prima volta
perché si parla di privatizzazione di Radelli. Anche in passato c'è stata la volontà, forse nel 2016, di privatizzare Talete e di far entrare CEA. Fortunatamente, in quel momento, a Roma governava il Movimento 5 Stelle e Gignaracci, in qualità di azionista di maggioranza, ha detto no, e quel passo non è stato fatto. Altrimenti oggi non sarebbe parlando di questo. Però arriviamo a quello di cui stiamo parlando oggi. L'azienda speciale. Assolutamente sì, l'azienda speciale è assolutamente fattibile, ma non risolve i problemi economici e di cassa di Talete in questo momento. Perché c'è un problema incombente, che oltre ad essere quello dell'energia elettrica, perché purtroppo c'è, ma lo hanno anche a tutte le altre aziende, c'è il problema dell'ingresso dei 30 comuni che sono fuori. Se oggi, se domani mattina, tutti i comuni dovessero entrare, Procidione compreso, Talete salterebbe, cioè da dopodomani non avremo più l'acqua, perché Salete non avrebbe i soldi neanche per azionare le pompe. E questo è un problema reale che noi ci siamo. È un problema. Tra l'altro, scusate, ma è arrivata una lettera ai comuni che a Talete... Si lasciamo continuare dopo, facciamo il problema. E il problema di liquidità incombente che c'è a Talete è la cosa su cui adesso noi dobbiamo ragionare. Perché i comuni non hanno voluto ricapitalizzare la società, cioè i comuni non hanno voluto mettere un centesimo, perché non era solamente una questione di entra il socio privato, perché le proposte erano anche altre, quelle di ricapitalizzare la società. I comuni non possono, perché non hanno i fondi, non hanno la capacità. Allora, se noi facciamo un'azienda speciale, di cui io condivido totalmente, perché è quello che noi già nel 2019 abbiamo portato in consiglio comunale, era stata approvata all'unanimità e in vari consigli comunali della provincia, per cui noi eravamo già partiti da quello, ci troviamo con lo stesso identico problema domani mattina con l'azienda speciale, che non ha i fondi per far fronte all'ingresso dei nuovi comuni. Potremmo chiedere assolutamente sì degli interventi statali, degli interventi regionali, ma con i se e con i ma, mia nonna diceva, non si va mai giorno, nel senso che non è detto che quei fondi arrivano, non è detto che quei fondi ci siano dati, non è detto che sia possibile finanziare quel tipo di, non è neanche un investimento perché è una presa in carica, questo al momento non lo sappiamo. Sappiamo però una cosa, che se si dà seguito immediato al Consiglio di Stato, Talete non c'è i fondi per farlo, non c'è i fondi per prendere i comuni. Questo è un grosso problema, per cui è vero, bellissimo tutto quello che ci stiamo dicendo stasera, io concordo in pieno, ma noi oggi abbiamo un problema impellente che dovrà essere praticamente risolto entro due mesi, che è quello della liquidità e della presa in carico di questi comuni. Domani, venerdì, credo, che si votino addirittura i nuovi adeguamenti tariffari. Infatti. E c'è visto che domani venga votato un ulteriore aumento del 9%. No, l'ho già annunciato. Perché è il massimo, ma che non sarà sufficiente. Allora, c'è un problema di fondo. C'è un problema di fondo. ARERA dice che, cioè la legge dice che il costo del servizio deve essere totalmente coperto dalle bollette. Se quel costo del servizio non viene coperto con l'aumento di quell'8,7, che poi ogni anno si avvicina sempre quello perché è il massimo che ti consentirei, c'è la possibilità che l'amministratore unico dica: questo aumento non è sufficiente, l'aumento dovrà essere del 30%, perché questa è una possibilità paventata. Per cui preoccupiamo, io credo che in questo momento, benissimo la proposta, torno a ripetere, va benissimo, ma in questo momento, se noi non vogliamo trovarci con l'ingegner Genova, che porta veramente i libri in tribunale, perché è SPA, cioè è SPA, è obbligato dalla legge, per cui non ce la portiamo storie. Una domanda, appunto c'è da raccontare storia, stavamo di cittadino, ma se le porta i libri in tribunale, che succede? Che c'è una gestione autonoma. Che succede? Uno, posso... È come la situazione. Perché non puoi interrompere?
non voglio interrompere, mi hai detto no, 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 hai detto l'esattezza, costa 100 euro al mese, da lei, hai detto no, no, sono 1200 euro all'anno, no, non è vero, la bolletta da lei è 76, comunque non è vero, in base a quanto la casa, no, ho capito, va bene, lasciamo parlare, però non è un dibattito tra noi, non è neanche, no, però scusa Massimo, io una domanda te la devo fare, i comitati dei 5 Stelle stanno sulla posizione dell'azienda speciale, vorrei specificare se siamo venuti qui a fare una propaganda politica, sono d'accordissimo, lo stiamo dicendo dal 2019 con atti scritti, giustamente presenta il progetto, però c'è un progetto, lasciamolo finire, però c'è un problema per lei, scusi, non possiamo rimandare a uno studio di fattibilità, perché poi comunque sia la normativa non è abbastanza chiara, noi infatti ci dobbiamo rifare solamente su alcune sentenze, per cui no, no, ma io dico che si può fare assolutamente, no, 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 no. Non sto dicendo che non si può fare, cioè, o può fare lo studio, oppure ma non è che domani mattina lo facciamo.